Accade che 26 super miliardari, che sono una tavolata in pizzeria, posseggano da soli loro in tasca la stessa ricchezza della metà della popolazione più povera del mondo. Loro banchettano in una pizzeria di Vizzolo Predabissi e fuori, ma mica solo a Vizzolo Predabissi, mica in Italia, in Europa, no, nel mondo fuori, le persone si affannano per valere al massimo come una loro mancia. È chiaro, i 1900 miliardari più miliardari di tutti gli altri, tra marzo 2017 e marzo 2018, hanno guadagnato 900 miliardi. Non si riescono nemmeno a immaginare 900 miliardi di dollari. Ma come si trasportano? Con una valigia? No, con un carretto, con un container? Come funziona? Significa che ogni giorno hanno accumulato 2,5 miliardi in più al giorno. Non è tutto. Da dove vengono questi soldi? Facile dirlo. La metà più povera della popolazione, sono circa 11 miliardi di persone, hanno avuto una flessione del reddito dell'11%. 11 miliardi di persone non ci stanno in una pizzeria, in quella pizzeria Vizzolo Predabissi. E in più, la pressione fiscale per i super ricchi è passata dal 62%, come era nel 1970, al 38% del 2013. Veniamo a noi, in Italia, il 5% più ricco possiede la stessa ricchezza del 90% più mondo. Ci sono 3,4 miliardi di persone che vivono con meno di 5 dollari e mezzo al giorno e muoiono 10.000 persone al giorno perché non riescono nemmeno a pagarsi i servizi sanitari, quelli di base. Muoiono di povertà, in pratica. Poi c'è la disuguaglianza di genere, che qui da noi viene trattata sempre con un po' di gomito, un mezzo sorriso. E allora vediamo se con i numeri funziona. Nel mondo le donne guadagnano il 23% in meno, che da parte loro invece gli uomini possiedono il 50% in più di ricchezza e l'86% delle aziende. Le donne, del resto, sono incastrate nella cura della casa, della famiglia e del lavoro. Lavoro ovviamente non retribuito. Secondo l'Oxfam, che ha avuto la pazienza di stare lì a smontare i numeri, il lavoro per la casa, per la cura della famiglia, di tutte le donne del mondo, quello ovviamente non retribuito, se fosse un appalto, ecco, darebbe vita a un'azienda che varrebbe più o meno 43 volte la Apple. È la multinazionale della casa della famiglia che impedisce alle donne di avere il tempo e modo di trovare il lavoro e così anche la loro affermazione e la loro autonomia. Ora dico, di fronte a questo quadro, a questi numeri, che dico che sono numeri, mica opinioni, provate intanto a pensare a quali sono le battaglie campali su cui si stracciano le vesti un po' tutti e che appaiono ogni giorno nei nostri giornali e telegiornali. Come quella vecchia storia del dito e della luna. Buon martedì.